Direi anche al Cesena, perché ha fatto per adesso, poi sai, i bilanci si fanno alla fine del mercato, no? Però aver preso Ragusa, Improta, Ciano, che voi conoscete bene, sono comunque giocatori di categoria, non hanno preso i nomi della Serie A per poter rivincere subito il campionato, hanno preso gente giusta del campionato. E secondo me l'Avellino, insomma, quando hai davanti Trotta, Tavano, Castaldo, quando comunque hai preso dietro Ligi, Rea, hai preso dei giovani molto forti, mi parlano bene del francese, quindi credo che l'Avellino, a parte già da un'ossatura importante, ha perso comunque dei protagonisti importanti, però è già ripartita subito con le idee chiare, quelle di poter essere, secondo me, la rivelazione del campionato. Penso ancora un centrocampista, credo, loro vorrebbero prendere Verre, ma non è facile, perché comunque Verre potrebbe anche rimanere a Udine ed essere il sostituto di Haaland, quindi non sarà facile convincerlo ad accettare la categoria e l'Avellino. Però fino adesso già, insomma, essere riusciti a portare Tavano via da Empoli, un miglior marcatore nella storia dell'Empoli, 120 gol, credo sia un super colpo. E se posso raccontare un retroscena, credo che il colpo finale alla sua decisione sia arrivata proprio dalla festa di questa sera, quando con il suo procuratore la settimana scorsa a Milano eravamo a pranzo, stavamo parlando, ho detto: "Ma lo sa Ciccio che è pronta questa festa lunedì, logo, Sky?" E probabilmente in quel momento gli ha telefonato e gli ha dato quel colpo di grazia, non che sia stato determinante. Però sentirsi così importante ed essere presentato in una serata come quella di questa sera probabilmente gli ha dato lo spunto finale per dire sì. Dovessi pensare adesso proprio all'immagine del campionato di Serie B, chiudo gli occhi e dico quali sono i giocatori più importanti, sono sicuramente Tavano e Storari. Chi sa spendere anche quei pochi soldi che ha, ma chi sa far valere le idee, chi sa prendere i giocatori giusti, può vincere anche se non si chiama Cagliari o si chiama Bari. Quindi è forse l'unico campionato dove arriva di solito chi lo merita. Poi capita anche che nei playoff chi merita di passare non ci riesce per un palo, una traversa, però poi in fin dei conti chi invece ha vinto il campionato direttamente come Carpi e Frosinone l'hanno vinto meritatamente sul campo e non perché avessero il budget di altri club molto più importanti che invece hanno fallito in maniera clamorosa.